Nel 1999 Craxi in vita, come sindaco di Aulla, sono andato a portargli la cittadinanza onoraria ad Amametta. Con me c'erano, al seguito, dei giornalisti, Aldo Cazzullo, firma autorevole del Corriere della Sera, il compianto Gianni Pennacchi del Giornale, e poi Giampaolo Pansa, i quali, con Bettino Craxi, hanno sentito quello che è stato il messaggio profetico e il compito che mi ha assegnato come suo apostolo di ricostituire il Partito Socialista in Italia, perché l'Italia sarebbe andato nei 20-25 anni dopo il suo esilio, la sua morte sarebbe andata in rovina, e quindi dovevamo riprendere i cocci, rimetterli assieme e riportarla ad essere la quarta potenza economica del mondo come quando c'era lui. Mario Draghi è stato scelto, era il consulente economico di Goria, un presidente del Consiglio giovane, che è stato ministro anche con Bettino Craxi. Quindi hanno scelto l'uomo della Prima Repubblica per riportare l'Italia, quello che sta facendo, ma c'è bisogno anche, infatti lui si è dichiarato liberal socialista, lui si è dichiarato quello che vogliamo fare noi, di ricostituire i liberal socialisti, io sono segretario nazionale del nuovo PSI, quelli che hanno come simbolo il garofano rosso, che si vogliono ristrutturare, ricostituire in tutti i comuni italiani. È l'appello che noi facciamo a voi su questo messaggio profetico, dove vi ho portato a testimoni Aldo Cazzullo, leggete gli articoli del compianto Gianni Pennacchi, ma soprattutto gli articoli di Giampaolo Pansa, dove dicono che il futuro dell'Italia è solo in mano ai socialisti, ai liberal socialisti del nuovo PSI. Questo è l'incarico che mi ha dato Craxi di fronte a testimoni, che assieme a Caldoro, assieme a tutti l'organizzazione del nuovo PSI, a Michele Simone, che è il vice segretario nazionale, insieme ad Antonino Di Trapani, che è responsabile dell'organizzazione, insieme al mio braccio destro dell'organizzazione, Kenzo Landi, e soprattutto insieme al già presidente della regione Campania, l'onorevole Stefano Caldoro, siamo a disposizione, vi invitiamo di aiutarci a riorganizzarci per riportare il partito a due cifre e di riportarlo in tutte le liste elettorali e di riportarlo quindi al governo della nazione.